Vivere nel Dharma significa sentire, capire che tutte le cose hanno un'origine comune, anche da un punto di vista semplicemente scientifico, meccanicistico. Tutte le cose si sono originate dalla stessa energia originaria e quindi, portandolo a un livello spirituale, dallo stesso centro di coscienza che è Dio. Quindi tutte le cose sono emerse dalla stessa energia, dalla stessa coscienza e quindi sono collegate, correlate. Vivere nel Dharma, camminare nel Dharma significa sentire in ogni momento, essere ispirati a sentire sempre più profondamente il nostro legame con Dio, la fonte, l'energia originaria, la coscienza dell'uno e tutte le cose che sono emerse da essa. Cioè sentire che abbiamo uno scopo profondo nella creazione, che siamo collegati, siamo correlati, sentire questo legame. Cercare di sentirci in allineamento con la creazione di Dio e con i suoi cicli e non separati, non divisi. Cercare di sentire in ogni momento questo legame, lasciarci ispirare, guidare da questo legame. Allora, Dharma, che significa giusta azione e giusto atteggiamento, significa vivere così, vivere in allineamento con Dio e le sue leggi naturali e la sua creazione divina, esserne parte coscientemente. Cioè essere coscientemente nel flusso e non semplicemente subire gli eventi della vita e subire le onde, ma esserne parte. E allora sentirai una gioia infinita, una gioia incommensurabile, indescrivibile, perché anche tu fai parte di questa creazione e se puoi trovare lo scopo, se puoi sentire il legame, se puoi sentire la tua unione con il divino in ogni momento, allora sarai guidato dalla grande forza che muove l'universo. Il Dharma è la forza che muove l'universo, cioè c'è un disegno, c'è una direzione. L'universo non è un luogo cieco. Come potrebbe un luogo cieco, una cosa nata dal caos, organizzarsi così perfettamente a formare la vita e tutte le sue infinite sfumature? Quindi c'è un disegno. Senti questo disegno dentro di te, sentiti parte della vita, senti il legame, cammina nel Dharma e onora la vita. Cercando di sentire qual è la tua direzione, cercando di sentire dove il divino vuole portarti, ed è sicuramente una direzione buona che porta bellezza a te, a quelli che camminano insieme a te vicini e a quelli che camminano a te ovunque in tutte le direzioni, perché siamo tutti veramente collegati. Ciao.